Okay. Tendo? Yeah. Okay. I think that you understood what. Okay. We're going to read this poem, and then Marcello is going to read it in Italian. Yeah. ドゴン族の神アンマへ突き抜けるであろうかこの聖典を古代の空には何が映し出され何が見えていたのかここの長老たちの沈んだ瞳は無言のまま断崖の上から何を見続けてきたのか。カメルーンの詩人に促され、この広場の中央に誘われるとき、シリウス星雲から届いた透明の招待状。振り向けば、遥か遠く、地上に家々やうごめく人々が、米粒のごとくに見え、目の前に座った数人の長老たちを中心に数十人の村人たちが取り囲む。ここはアフリカマリ共和国サンガ地方バンジャガラ断崖の上に住むドゴン族。ローマからの死の手から火の杖を借り膝を折り、石板を三度打つ。血を這う低い場から。と声を打ち始める。ここは、あの夢にまで見たドゴン、マルセール・グリオールの青い狐で知り得た古代ドゴンの世界。今もこの地のどっからか、遥かシリウス星雲に何か伝えることができるのか。東洋からの詩人は声を、ただ声を打ち込み続け、しわぶき一つしない長老たちに向かって、この時とばかりに彼らの背後の神、アンムに向かって語り始めると、一陣の冷たい風が、頬に吹きつけられ、ここはどこと振り返る間もなく、ヒッキマリトー!ヒッキマリトー!ヒッキマリトー!と、三度不幸症せり。三年後、セネガル・ダカール空港に出迎えてくれたモロリーの詩人が、微笑みながら、ドゴンの長老たちは、天道の声を完璧に理解したと教えてくれた。そこは、遥か遠く、言葉を自由に交わしたバベルの塔以前からの神話が息づく世界だった。ad Amma, Dio guardiano della gente di Dogon. Mi chiedo se si può aprire un varco in questo cielo azzurro e limpido, che cosa mai stava splendendo nell'antico firmamento? Cosa doveva essere vista? Qui, gli occhi sommersi degli antenati, senza parole, come sempre, dalla sommità della scogliera, vedono qualcosa che sembra essere sopravvissuto. Incoraggiato dai poeti camerunensi, quando fui invitato al centro di questo spazio aperto, un chiaro invito dal sistema stellare siriano. Girando attorno,
lontano nella distanza, le case e la gente possono essere visti come grani di riso, prima gli occhi. Gli antenati siedono nel centro di alcune tribù che li circondano. Questa è l'Africa, la Repubblica di Mali, la regione Sanga, Bandiagara, in cima alla scarpata dove la gente di Dogon vive, recando strofe di legno da poeti che giungono da Roma con ginocchia legate, tre volte percuotono la lastra di pietra dal basso, come strisciando sulla terra. Le loro voci iniziano a risuonare. Il mondo antico di Dogon ha imparato a conoscerlo in Pallida Volpe di Marcel Griol. Questa è la gente di Dogon che avevo sognato di vedere. Persino ora, da qualche parte su questa terra, può darsi qualcosa essere ancora tramandato riguardo il sistema stellare di Sirius. La voce di un poeta asiatico. La sua voce continua a risuonare senza schiarirsi la gola. Si gira verso gli antenati. Ammirando il loro dio, guardiamo guardiano, Amma, una raffica di vento fresco accarezza le sue guance. Dov'è? Lui si gira attorno e subito invoca: Grande Spirito, Grande Spirito, Grande Spirito, tre volte offrendo la sua voce. Tre anni più tardi, un poeta Moroni che lo vide all'aeroporto di Dakar, con un sorriso gentile gli raccontò: A quel tempo gli antenati di Dogon perfettamente compresero ciò che avevi detto. Era un mondo in cui ciascuno poteva conversare con parole divine, quando i linguaggi delle terre lontane potevano essere compresi con facilità, come prima dell'era della Torre di Babele.